E salve a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara, benvenuti in questa nuova recensione. Sigla! Ed eccoci qua ragazzi, altro video in collaborazione con Hasbro e abbiamo tra noi un Transformers, ma qui ragazzi arriva la roba grossa. Perché? Perché questo è Starscream e fa parte della nuova linea Studio Series ed è una linea pensata appositamente per noi collezionisti, che praticamente include tutti i Transformers principali, diciamo, dai vari film di Transformers. Ecco qua, qui sul retro possiamo vedere comunque Starscream e la sua trasformazione, e qui possiamo vedere altri Transformers disponibili. La particolarità di questa linea è che hanno appunto, vedete, uno sfondo proprio da esposizione per un pezzo da collezione del genere. E inoltre tutti i Transformers di questa Studio Series sono in scala perfetta l'uno con l'altro. Quindi veramente una collezione da non farsi scappare per tutti i fan di Transformers, soprattutto dei film. Anche perché secondo me questi in futuro diventeranno pezzi ricercatissimi. Comunque, se foste interessati all'acquisto, trovate il link qui sotto in descrizione. Ma direi di non perdere altro tempo sulla confezione. Andiamo subito a vedere la nostra figure fuori da essa. Ed ecco qui il nostro Starscream fuori dalla confezione. Guardate quanto è figo esposto in questo modo. Si può aprire naturalmente anche di più, però a me piace tenerlo così un po' semichiuso. Immaginate voi tutti i pezzi di questa linea esposti uno di fianco all'altro, con tanto di numerazione e logo del film da cui sono tratti. Questo qui naturalmente è tratto dal primo Transformers. Questo qui è un Transformers di classe Voyager. Comunque andiamolo a vedere più nel dettaglio, ma prima vediamo l'unico accessorio da cui è accompagnato, che è questa sua arma, che tra l'altro si inserisce in una maniera molto molto particolare che mi piace davvero un sacco, e ve la farò vedere subito. Allora, di cosa stiamo parlando? Praticamente la mano rientra in questo modo, vedete, si incastra qui e poi l'arma si inserisce, vedete, in queste fessure. Ed ecco qua il nostro Starscream armato di tutto punto. Naturalmente il design è molto 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 diverso da quello classico, ricorda quasi un insetto questo Starscream in versione movie, però guardate qua i dettagli quanto sono ben realizzati. Painting veramente fighissimo, questo argento, queste parti dorate, e la cosa più figa secondo me è questo painting grigio, vedete, nella parte interna, che poi va a schiarirsi verso l'esterno. Veramente raro trovare un painting del genere con sfumature su un Transformers. Vediamo anche la parte sul retro velocemente, qui perde un po' di dettaglio. Focalizziamoci un attimino sul viso, che ripeto ricorda tantissimo quello di un insetto, anche queste alette che spuntano da dietro. Come articolazioni abbiamo la testa che può ruotare in questo modo, abbiamo il braccio naturalmente che può ruotare a 360 gradi, c'è la rotazione qui, il piegamento naturalmente al gomito, anche doppio, il piegamento qui al polso, nonché la rotazione, e le gambe possono andare in avanti, indietro, possono aprirsi senza problemi. C'è anche un minimo di rotazione in questo modo, e inoltre abbiamo anche il piegamento qui al ginocchio. Ma ragazzi, direi di non perdere altro tempo e andiamo a trasformare il nostro Starscream. Non vedo l'ora di vedere come sarà la modalità aereo, o meglio jet. Allora, praticamente si devono piegare, vedete, i piedi in questo modo, si portano in avanti le gambe in questo modo e si piegano ulteriormente facendole incastrare qui sopra, vedete, ecco qua c'è l'apposita fessura. Adesso si devono far ruotare lateralmente in questo modo e si devono far incastrare così. Andando sulla parte posteriore, vedete, si può abbassare questa parte qui e si rivelano un po' i pezzi delle ali. Tornando sulla parte anteriore si staccano, vedete, questi pezzi, si aprono in questo modo e si portano verso il basso. Adesso si solleva questo pezzo qui, si solleva, vedete, anche la cabina e la punta del nostro jet. Si sollevano le mani in questo modo, vedete, si incastrano come vi ho fatto vedere prima per l'arma. Si portano in avanti, vedete, si fa piegare questa parte qui ad entrambe naturalmente le braccia, e ora dovrebbero piegarsi, vedete, in questo modo qui, richiudendole verso l'interno in questo modo qui. Adesso si piegano verso l'interno in questo modo, una e l'altra, si richiude questo pezzo qui e si manda giù quest'altro pezzo qui, vedete, si incastra tutto perfettamente. Per finire si richiudono, vedete, questi pezzi laterali in questo modo qui. E si portano sopra, attaccati alle ali, vedete, in questo modo appunto per togliere lo spessore. E come vedete qui sulla parte superiore si sta componendo tutto, basta abbassare questo pezzo qui
e alzare, vedete, le alette. Ed ecco qui che il nostro jet è completo e devo dire, ragazzi, che mi piace veramente un sacco. È bello solido, non è neanche troppo spesso. Qui di solito qui c'è il solito quadratone dove si vede tutto il robot, invece qui non si vede assolutamente nulla. Secondo me con questo Starscream hanno fatto veramente un lavorone. Tra l'altro poi si può anche inserire l'arma in questa parte sottostante, vedete, in questo modo, tramite le due fessure che sono presenti. E c'è anche la figata che si può far uscire il carrello sia anteriore che posteriore, appunto, per poter posare il nostro jet. E allora, ragazzi, che dire, io sono rimasto veramente soddisfattissimo. Forse mi piace di più la modalità jet della modalità robot, è una cosa molto molto rara. Veramente sono rimasto sorpreso da quanto si trasforma bene. Comunque il mio video finisce qui, fatemi un po' sapere cosa ne pensate voi di questo Starscream per la linea Studio Series con un commento qui sotto. Fatemi sapere se vi piace il suo design e soprattutto fatemi sapere anche cosa ne pensate di questa linea Studio Series. Io penso che sia stata veramente una grande idea e chissà se non faranno qualcosa del genere anche con i Transformers più classici, sarebbe veramente uno spettacolo. Vi ricordo un'ultima volta che se foste interessati all'acquisto di questo o tanti altri Transformers Studio Series, li potete trovare nel link qui sotto in descrizione. Ringrazio Hasbro per aver permesso questo video. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao da Starscream e collezionate sempre.